ragazzi, sono tutti carichi di batterzine nel canale, pieni di elettricità. Altri video dove parleremo di calcio mercato e poi un piccolo preludio di Juve Torino che ormai è alle porte, mancano pochissime ore e siamo tutti col fiato sospeso per vedere come giocherà la nostra Juve dopo il pareggio risicato con l'Atalanta. Partiamo prima con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti nel canale, ancora in tantissimi. Stiamo andando verso quota 6.600, quindi insieme ce la faremo e raggiungeremo anche questo obiettivo. E un altro ringraziamento speciale a tutti quegli iscritti che da tanto tempo mi seguono con grande passione, grande ardore e entusiasmo. Allora, come riporta anche il portale fichajes.net in Spagna, Allegri sta cercando in tutti i modi, oltre a rinforzare il centrocampo, che sappiamo che è uno dei reparti con più necessità, e anche la difesa, perché quest'altro anno Chiellini smetterà, Bonucci comunque avrà i suoi 36 anni, dovrà essere appunto puntellato. E si parla appunto di tre giocatori per la trequadra. Uno l'abbiamo già detto nel video precedente, Zaniolo, e quindi lì c'è soltanto questa porta che si è aperta anche con una possibilità di scambio con McKennie per la Roma, oppure l'alternativa è quella di dare 50 milioni direttamente a Friedkin. Per gli altri giocatori, sono giocatori inediti, che non ho mai sentito neanche io, quindi proprio una stivellatina con lo sticker nuovo. E uno è un Kunku dell'Ipsia, classe 97, sempre trequartista. E l'altro invece milita Wirt dell'Everkusen, altro trequartista promettente, classe 2003. Quindi questi sono altri due nomi che metto nel calderone, e quindi aiutatemi a mescolarlo col mestolo e inserire qualche nuova verdura per vedere se riusciremo appunto a accaparrarceli. Comunque sono tutti nomi che fanno parte di un processo di svecchiamento, e volevo riallacciarmi appunto a questo discorso qua perché Paolo, che saluto molto, mi ha dato uno spunto molto importante che riguarda il gap che si è creato purtroppo con le big europee, le abbiamo citate, Chelsea, Liverpool, City, PSG, Bayern Monaco su tutte, perché non c'è un grosso investimento da parte dei direttori sportivi e di tutta la dirigenza in generale sui giovani, sui vivai. Mentre nelle altre squadre escono fuori i vari Foden, i vari Musiala, i vari Pedri, i vari Gavi, e potrei citarne veramente tantissimi, anche Elliot che ha giocato con Liverpool appunto da titolare a 18 anni a San Siro, sono tutti nomi di giocatori che uno magari non pensa che possano fare grandi partite e smuovere gli equilibri, e in realtà però con una sinergia di gioco, un'idea di gioco, degli schemi provati in allenamento, questi a livello fisico, a livello mentale si inseriscono molto bene e riescono a dare imprevedibilità e irrazionalità nelle giocate della squadra. E poi, se poi li metti in mezzo a dei campioni assoluti, chiaramente questi si galvanizzano e poi imparano e copiano da loro. Quindi purtroppo in questo momento qua, Juve, Inter, Milan e tutte le altre squadre che si sono affacciate nel panorama europeo, anche in Europa League, stanno soffrendo molto il fatto che le squadre che sono abituate appunto a certi livelli hanno innanzitutto un 11 titolare molto forte, o almeno a livello nostro superiore, e oltre a quello hanno una panchina che è veramente una seconda squadra, quindi già solo con la panchina non dico che potrebbero batterci, ma siamo lì. Avete visto anche il Liverpool, ripetendolo, cosa ha fatto del Milan a San Siro, 1-2, dopo che Milan è andato in vantaggio, poteva amministrare, ma veramente ha appena accelerato un po' i ritmi, il Liverpool ha battuto i rossoneri. E purtroppo ha fatto la stessa cosa con l'Inter, con mio dispiacere, perché alla fine sono juventino, ma tifo le italiane quando giocano in Europa. E oltre a questo mi è dispiaciuto anche con Porto-Lazio, e lì si è vista la mancanza di esperienza. Cioè, il Porto ha fatto due gol con lo stesso giocatore, ribaltando un punteggio dopo i gol di Zaccagni, e ti fa capire che quelle squadre lì sono delle vecchie volpi, cioè ti fanno sfogare, magari vai anche in vantaggio, però poi, quando cominciano a pedalare loro, non ce n'è per nessuno. E mentre l'Atalanta è stata molto brava a averla la meglio con l'Olympiakos, secondo me a livello sulla carta inferiore, però comunque una signora squadra abituata a certi palcoscenici e certe pressioni. Quindi con questo cosa voglio dire? Che la Juve, per ritornare competitiva ad alti livelli, non solo deve mantenere questa rosa qua e magari vendere le mele marce che non servono, ce ne sono un paio, le abbiamo nominate spesse volte, ma non è detto che la Juve decida di svenderle, magari le tiene anche solo da gregari per andare avanti. Però, oltre a rimanere con questa rosa, bisogna assolutamente alzare l'asticella dei trofei da vincere. Quindi, oltre a puntare al campionato e le coppe, bisogna puntare almeno arrivare sempre ai quarti o alla semifinale dei Champions, in modo tale da avere più introiti e convincere gli sponsor a investire di più, eppure attrarre anche giocatori da altre realtà d'Europa.
E poi, come ripetevo all'amico Paolo, andare oltre che investire sui vivai, andare a prendere giocatori forti che vogliono fare panchina. E non è facile. Devi avere veramente dei campioni nella testa che sono disposti a, diciamo, non giocare sempre, ma quando entrano hanno, diciamo, il livello dei campioni che giocano titolare. E questo è difficile farlo. Ci vuole un'amalgama, una società molto dura e ferrea che crei un'identità molto forte, tramite la quale anche i giocatori che non giocano si sentono importanti. E questo lui lo può fare solamente, appunto, iniziando col tetto ingaggio, cioè mettendo un'asticella come ha già fatto, 7 milioni, 7 milioni e mezzo massimo, poi più ci sono i bonus, e non prendere giocatori over 30 più assolutamente, andare su giocatori giovani, rivendibili poi nel futuro. Ho dato una bottarina a Nila, spero che non dispiacqua. E quindi ecco, questo è quanto. Io mi auguro che con Arriva Bene, che guardia, come dice, il cane da guardia di Agnelli, che Rubini, che ha dimostrato comunque anche grande estro negli ultimi colpi di mercato, la Juve riesca in qualche modo a creare questo pattern, questo modulo per poter agganciare il treno delle big. Sarà un processo lungo, tant'è che appunto ad Allegri sono stati proposti 4 anni, il primo è di rodaggio, gli altri tre serviranno per arrivare al livello delle big. Secondo me già al terzo anno ricominceremo a vedere una Juve dei livelli di Berlino e di Cardiff. E come dicevo, questa secondo me è la ricetta migliore, però ditemi anche la vostra, appunto, cosa ne pensate, perché è importante la vostra opinione. Poi, per chiudere, andiamo a parlare brevemente di Juve-Torino, perché stasera sarà, come vi ho detto, una battaglia. Il Torino non tirerà indietro la gamba e soprattutto la metterà sulla bagarre e sulla difesa uomo a tutto campo. Quindi attenzione, assolutamente non potremo permetterci di stare chiusi in difesa, perché se il Torino ci prende le misure, ci viene ad aggredire alto a uomo, voglio vedere come facciamo noi a partire in contropiede. Sarà molto difficile perché loro tenteranno in tutti i modi di fare dei falli tattici per ammorbidire la nostra foga tattica, la nostra foga in attacco, impedirci di fare delle sfuriate, dei contropiedi, delle azioni manovrate e fare in modo di giocare palla lunga e non riuscire a verticalizzare più di tanto. Quindi attenzione, dobbiamo assolutamente fare in modo che il Torino si stanchi, che cominci a svariare da una fascia all'altra seguendoci, e noi dobbiamo cercare di muovere la palla velocissimamente, perché ricordiamoci, se ci adattiamo al ritmo di gioco del Torino non vinciamo. E sì, non dobbiamo andare lenti come loro, non dobbiamo metterla sulla muscolarità, sulla fisicità, su queste cose qua, e soprattutto non dobbiamo fare quello che fanno loro, innervosirci, fare falli tattici. Dobbiamo giocare l'opposto, dobbiamo giocare come giocheremo in una partita di Champions League, anche se Allegri giustamente ha detto: è una partita completamente diversa da quella del Villarreal, ma secondo me noi dobbiamo giocare in maniera simile alla Champions League, perché se noi vogliamo battere il Villarreal dobbiamo muovere la palla a ritmi veloci, cioè la trasmissione della palla deve andare ai 1000 all'ora, perché altrimenti ci adagiamo sugli allori, e se facciamo un copia e incolla della formazione, diciamo, della prestazione col Torino, col Villarreal non ne spuntiamo. Noi dobbiamo, secondo me, riuscire in qualche modo a creare un'identità costante, anche se non è facile. Perché staccare la spina dalla Serie A e andare a giocare in maniera diversa in Champions League non è facile. Quindi, secondo me, è meglio creare un filo logico di prestazioni che si ripetano nel tempo, sia in campionato che in Champions. Ditemi anche la vostra, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollicione alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto, come sempre, grazie di esserci tutti quanti. Un bacione, un abbraccio da Nila, che vuole tanto tanto bene. A presto.